Alessandro, a Pomigliano si rientrerà dalla squalifica, ma c'è da aspettare un po', c'è da passare la domenica di festa. Come stai tu fisicamente e come sta il gruppo, visto che veniamo da un periodo non felice per quanto riguarda gli infortuni? Vabbè, credo che comunque per sia gli infortuni che le squalifiche, credo che nella prossima settimana il gruppo sarà sicuramente al completo. Saremo tutti disponibili e ci prepareremo sicuramente per questa comunque trasferta di Pomigliano. Rush finale che vede la Nocerina iniziare le sue ultime 5 partite proprio con la trasferta di Pomigliano, un impegno non facile per questa Nocerina che fuori casa fa tutt'altro che in casa, insomma, un cammino felicissimo fra le mura amiche, mentre fuori casa è disastroso. Come te lo sei spiegato tu personalmente? No, vabbè, non c'è niente da spiegare, comunque è un dato di fatto che ultimamente fuori casa non riusciamo a portare a casa punti. Credo che comunque questa è una trasferta per noi importante su tanti punti di vista, anche per scartare un pochettino la partita dell'andata, che sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi secondo me aspettavamo anche questa partita tutti noi giocatori, e credo che è arrivato il momento, nel momento credo ideale. Tu che sei uno degli più esperti di questo gruppo, come devi affrontare la Nocerina in queste ultime 5 partite, e soprattutto come devi andare poi ad affrontare i playoff che potrebbero essere importanti per quanto riguarda la graduatoria dei ripescaggi? Niente, la Nocerina deve fare sicuramente in casa deve continuare a fare risultati come sta facendo, anche perché come abbiamo visto in casa siamo quasi una squadra imbattibile. Fuori casa dobbiamo andare a prendere quel punto che in questo momento, quei punti che in questo momento ci mancano. Credo che comunque sappiamo che comunque è una trasferta molto difficile quella di Pomigliano, ma noi siamo carichi, credo, al punto giusto per andare a affrontare questa partita molto difficile. In chiusura un augurio di Pasqua a tutta la tifoseria rossonera. Sicuramente, un augurio di buona Pasqua a tutti i tifosi della Nocerina, sperando che passano una buona Pasqua e che poi la domenica dopo gli faremo passare anche noi una buona domenica. Mister, domenica c'è la sosta, ma la Nocerina continua a lavorare, continua a preparare quella che diventa la gara più importante delle ultime 5, quella contro il Pomigliano, trasferta difficile, ancora più difficile per una Nocerina che fuori casa zoppica notevolmente. Sicuramente, sappiamo l'importanza della posta in palio e cerchiamo di prepararla nei migliori dei modi. Ora questa settimana la stiamo preparando in un modo, poi dopo da martedì iniziamo a prepararla più dentro questa partita. Speriamo di recuperare tutti gli infortunati e andare là al completo per fare una grossa prestazione e per portare un risultato positivo a casa. A proposito degli infortunati, le condizioni di Cirilli e Cordua usciti anzitempo dal campo qualche domenica fa, si temeva di qualcosa di più importante per loro, invece si sono tornati ad allenare e per il Pomigliano c'è una grossa chance per loro di ritornare in campo. Ma c'è stata una distrazione muscolare sia a Cirilli che a Cordua, ora hanno fatto una decina di giorni di terapia e riposo, ora stanno iniziando, diciamo, la parte atletica, la corsa lenta. Cerchiamo di recuperarli così per dare un apporto in più alla squadra che serve in questo momento. Mister, infine un augurio di buona Pasqua a tutti i tifosi che ci guardano da casa. Sicuramente, al di là dei tifosi, faccio gli auguri a tutti di una buona Pasqua, anche alle persone che in questo momento non possono godersi di una festività, quelle persone che sono ammalate, per questo penso che la prima cosa va a loro e poi tutti gli altri noi, speriamo che dopo Pasqua sia un pochettino diverso.